Salve a tutti ragazzi, bentornati con il Motor Sim Italy per la quarta e penultima tappa del TT Cup. Siamo qui sul circuito di Zandvoort, tutto è pronto per la partenza che vede un Daniele Pittoni in pole position, tallonato sempre dal solito Antonio Moncada. Tutto è pronto per il via. Attenzione, si scaldano i motori, partono adesso le TT sul circuito tedesco del Zandvoort. Partito subito, Moncada si è messo al comando, seguito da Pittoni. Bella partenza di Daniele Gabardi, è partito molto bene anche Stefano Tullio, rimasto un po' arretrato Alidori, testa e bestegato. Andiamo a vedere. Andiamo subito in testa alla gara con subito un Moncada che prova a dettare il ritmo. Ecco il trenino delle TT. Affrontare le prime curve del tracciato. Moncada, Pittoni. Si è già subito francobollato al suo avversario. Attenzione, qua ci stiamo giocando il titolo della TT Cup. Linguiti è un po' arretrato. È rimasto un po' intruppato nel gruppone. Andiamo a vedere intanto cosa succede. Eccolo qua, Daniele Gabardi in terza posizione. Grande Stefano Tullio, si è portato in quarta posizione dietro al pilota dell'Audi TT. Già, oh, attacco di Linguiti su Stefano Tullio. Eccoli adesso. Rimasto un po' anche dietro Bauccio, che ha dimostrato Bauccio nelle prove di avere un gran passo e di poter stare anche là davanti. Dietro Bauccio, Federico Testa, Riccardo Alidori è più staccato, Luca Bessegato. Ecco le TT un po' sporche qui l'uscita sia di Tullio che di Alidori, di Bauccio. Oh, Bauccio va largo, attenzione all'ingresso, al rientro di Bauccio in pista, che perde probabilmente la posizione su Federico Testa, che lo infila in questo momento in curva 1. Peccato per Bauccio, eccolo, lo stiamo seguendo, l'Audi TT bianca e blu, seguito dal compagno di squadra Alidori. Vediamo se Bauccio riuscirà a ricostruirsi un po', ricostruire un po' la gara che è partita proprio con la luna storta. Intanto siamo su Linguiti, che è attaccato ormai agli scarichi di Stefano Tullio, sta cercando un pertugio, vedete che cerca di farsi vedere, non c'è spazio qui, il curvone verso destra. Tullio, oh, Tullio e Linguiti si girano entrambi, attenzione, mamma mia, Tullio e Linguiti si girano insieme, Tullio riesce a rimanere davanti, ma perdono le posizioni su Alidori, Bauccio e Testa. Attenzione. Male. Vediamo là dietro cosa sta succedendo. Andiamo a vedere là dietro. Eccolo, Linguiti sembra avere dei problemi. Amedeo Linguiti con la sua TT ad impostare le curve. È tallonato sempre da Stefano Tullio. Stefano Tullio era partito veramente forte. Adesso è in lotta con Amedeo Linguiti, sembra però averne un po' di più adesso Stefano Tullio. Intanto vediamo Bessegato, un problema forse alla sua TT bianca e gialla laggiù in fondo. Guardate Linguiti come non riesce, sembra non riesca a trattenere la traiettoria, non riesca a tenere la linea. Lo vediamo scivolare tanto. È uscito a cannone qui Stefano Tullio, che sfrutta tutta la scia dell'Audi TT bianca e grigia di Linguiti. Eccolo l'attacco del pilota trentino, ci prova e si mette davanti con prepotenza Stefano Tullio ad Amedeo Linguiti, che in grandissima difficoltà oggi, lo vediamo veramente in una grande difficoltà. Andiamo un po' davanti con eccolo Alidori, Testa e Bauccio. Bauccio ha potuto giovare un po' dell'errore dei
ragazzi due concorrenti per portarsi un po' nelle posizioni più importanti, anche se potrebbe sicuramente aspirare a meglio. Ma se non ho visto male, la sua TT sembra un po' segnata, infatti è segnata probabilmente nell'uscita al primo giro, anzi è molto segnata la sua Audi TT, probabilmente avrà dei problemi di aderenza, ne risentirà dopo. Infatti Testa sta cominciando già a puntare l'Audi bianca e blu di Bauccio. Eccolo, lo vediamo qua, siamo proprio con Stefano Testa. Oh, sentite, Alidori si avvicina molto in questo punto. Ed eccoci ancora qua. E Testa ha sbagliato, cioè è stato un passaggio, non lo abbiamo visto, e Alidori si è rimesso davanti a Federico Testa, che arriva lungo adesso, lunghissimo per Federico Testa. Adesso stiamo seguendo Riccardo Alidori, tallonato da Testa, eccolo il terzetto qua dietro che sta vedendo Alidori di riportarsi anche davanti al suo compagno di squadra, che forse ha dei problemi. Intanto Daniele Gabardi in solitaria sta continuando a martellare la sua terza posizione, poi davanti Pitton, e eccoci sulla prima posizione, la testa della corsa, con Antonio Moncada che sta spingendo ancora tanto per portare un po' di metri a sé a vantaggio. Lo vediamo, ha già diversi metri, comunque ha quei 15 metri di vantaggio che gli permettano di respirare un po'. Antonio Moncada davanti, posizioni abbastanza cristallizzate, e adesso siamo sull'Audi molto segnata, l'Audi bianca e gialla di Luca Bessegato, probabilmente ha avuto anche lui i suoi problemi in partenza, diciamo un TT Cup abbastanza sfortunato per Luca, che adesso sta provando a rimettersi in piedi, ma con una macchina in questo modo è difficile tenerla. Avrà sicuramente dei problemi di aderenza, vedete come un po' scoda l'Audi TT numero 27. E poi Amedeo Linguiti, ragazzi, non siamo abituati a vederlo così in difficoltà. Infatti Stefano Tullio si è riportato sul codone anche di Alidori, e pronto anche secondo me a sferrargli un attacco. Intanto nel frattempo è ripassato davanti Federico Testa Riccardo Alidori, adesso la lotta sembra che Stefano Tullio ne abbia assolutamente di più, nonostante abbia un Audi veramente veramente messa male. Guardate come è ridotto il suo TT, ma sembra averne di più, curve più strette per lui, va a sfruttare tutto il cordolo in uscita. Una guida estremamente pulita per il pilota trentino, che cerca di puntare subito il toscano Alidori. E davanti a loro c'è l'italo svizzero Federico Testa, che sta continuando a martellare per cercare di levarsi questi due cani rabbiosi qua dietro, che sono pronti ad azzannarlo come delle iene con la bava alla bocca. Intanto Bauccio sta provando a cercare, attenzione, ad andare via, Alidori più interno, Testa è più largo, attenzione, Testa è più largo. Eccoci qua ancora, posizioni davanti non ci andiamo perché sono cristallizzate, non sta succedendo niente là davanti, rimaniamo su questa coppia. Adesso scoda un po' il TT di Alidori, ma guardate come si fa sotto qua, si fa tanto sotto qua a Federico Testa. Forse in questa parte del tracciato ne ha un pelo di più sul finale. Tanto vedete anche Gabardi, Bauccio, Testa, Alidori, Tullio, Linguiti, che adesso sta provando a ricomporsi un po' e cerca di riprendere il TT bianca e gialla di Tullio.
testa ancora un pelo largo, testa, la prima curva o la fa in modo diverso oppure arriva un pelo largo, secondo me perde un po' di terreno lì, quindi probabilmente c'è qualche problema per Federico nel trovare la linea giusta. Ancora Lidori che ci prova al tornantino verso sinistra, ma qui è impossibile passare, traiettoria molto stretta via Lidori, adesso esce andando a sfruttare tutto il cordolo per uscire con maggiore accelerazione e portarsi sul codone del TT grigia e rossa, nera e rossa di testa. E gli è sotto, gli sta portando un attacco, è veramente sotto adesso, è veramente sotto, mamma mia, è sotto, attenzione adesso qua, cosa succede? Testa all'arco, Alidori dentro, attenzione, c'è la toccata con Federico Testa che va in testa coda, attenzione, toccata con l'anteriore di Alidori. E intanto vediamo che dietro Alidori c'è Linguiti ed è sparito, praticamente è sparito, no! Lo vediamo adesso, Stefano Tullio è fuori corsa e andiamo invece sulla testa della gara dove c'è ancora Antonio Moncada che è stato ripreso da Daniele, Gerardo Pitton davanti, incredibile, attenzione Pitton che adesso sta provando a trovare un pertugio per vincere questa corsa, piccola toccatina fra i due, adesso stanno spingendo questi davanti, hanno fatto il vuoto, vedete laggiù Daniele Gabardi che sta affrontando adesso le S, e intanto Pitton sta cercando un posto, adesso sembra averne di più Pitton, sembra avere più gas di Moncada, forse se n'è accorto, forse ha usurato tanto le sue gomme nel tentare la fuga, nel tentare lo strappo, non gli è riuscito, è stato più conservativo Gerardo Pitton che va di traverso qua, che intraversa la sua Audi, guardate qua Botard, veramente vietato fumare, e intraversa proprio la sua TT come fosse una moto da Botard, perde però qualche metro, ma è stato bravissimo a tenerla perché a quelle velocità lì quando l'auto ti parte in quel modo è veramente difficile, quindi Moncada ancora davanti, eccoci adesso con Daniele Gabardi in solitudine, non neanche poi tanto perché Bauccio aveva un gran passo in questa gara e sta tornando su Daniele Gabardi, poi dopo c'è il duello qua fra Alidori e Linguiti all'interno su Alidori girato più largo, adesso si rimette dietro il pilota toscano a inseguire Amedeo Linguiti, vediamo come andrà, stiamo arrivando alla S, qua Lidori ha dimostrato di avere una S, alla S guadagnava tanto su testa, vediamo se è così anche, oh mamma mia, qui ha dovuto alzare il piede per non cilindrare il pilota numero 11, abbiamo visto un po' in difficoltà però Linguiti adesso. E poi Federico Testa che anche lui ha avuto dei grossi problemi. Ed eccoci su Luca Bessegato, Luca Bessegato, Stefano Tullio e l'Audi TT che si è ritirata, adesso siamo tornati davanti con la numero 98, Antonio Moncada tallonato da Gerardo Pitton. Ci sono ormai dei buoni metri, vedete Pitton non fa più il cambio inquadratura, Pitton è lontano e Moncada potrebbe veramente portarsi sulla vittoria, sì, ha guadagnato ancora metri, adesso ne ha messi veramente tanti, quell'errore lì gli è costato forse a Pitton la vittoria di gara 1 qui a Zandvoort, perché eccolo che arriva lì Moncada, la S molto veloce Moncada, poi dovrebbe iniziare l'ultimo passaggio con Moncada, Pitton, siamo sul rettilineo del traguardo, eccole le Audi TT di Moncada, esce Pitton
Ed è, e vediamo anche Daniele Gabardi. E inizia adesso l'ultimo giro con Moncada, Piton, Gabardi. Dietro Gabardi, distanziato, c'è una Audi ammaccatissima del buon Andrea Bauccio. Poi seguono Amedeo Linguiti, Riccardo Alidori, Federico Testa e Stefano Tullio, protagonista di un bel inizio gara, poi sfortunato, un'uscita che lo ha costretto a retrocedere purtroppo nelle ultime posizioni. C'è il ritiro, ricordiamo, di Luca Bessegato, problemi con la sua TT. E adesso siamo al finale, alle ultime battute. Sta tirando, rimaniamo su questi due qua davanti. Sta tirando ancora Moncada. Piton ci crede ancora, cerca di ricucire qualche metro fra lui e il pilota maltese, italo-maltese Antonio Moncada, con l'Audi TT numero 98, tallonato da Gerardo Piton con l'Audi numero 23. Ma adesso Moncada ne ha, se non commette errori in questa piccola S, ma sembra averla affrontata alla perfezione. Piton non ne ha per poter rispondere a Moncada. Eccoci all'ultima curva, ultimi metri di gara 1 qui a Zandvoort con il Motor Sim Italy, e vediamo che vince gara 1 del TT Cup Motor Sim Italy a Zandvoort Antonio Moncada, seguito da Gerardo Piton. E ci siamo, sta arrivando, lo vediamo, Daniele Gabardi, grande Daniele, terza posizione. Poi dietro Andrea Bauccio, seguito da Amedeo Linguiti, e eccolo, e attenzione Alidori che si ferma, fa passare Federico Testa, probabilmente per il contatto avvenuto prima. Incredibile cosa è successo. Quindi Federico Testa e Riccardo Alidori, probabilmente per il contatto di prima non si è capito di chi era la colpa, ma Alidori ha deciso di rilasciare la posizione a Federico Testa. Anche questa è sportività, questo è il Motor Sim Italy. E poi sta arrivando in purtroppo in ultima posizione, anzi in penultima, perché ultimo c'è il suo compagno di squadra Luca Bessegato che si è ritirato, Stefano Tullio. E si conclude qui gara 1 con il Motor Sim Italy a Zandvoort. Ci vediamo ragazzi in gara 2, ci vediamo subito, ciao belli, ciao ciao ciao.